una cosa, ragazzi, che noi degli anni 90 non facciamo mai. Non si fa perché è proprio sbagliato, che è riguardare i video di quando ballavamo la Tectonic. La seconda cosa che non facciamo mai è controllare, ricontrollare i vecchi post su Facebook, perché le persone di cultura, anche se oggi possono sembrare persone a modo, insomma, io mi reputo un ragazzo abbastanza intelligente, ma neanche adesso in realtà, però ai tempi c'era un po' di c'erano delle problematiche. Andiamo a scoprirle. Allora, non vi permettete, perché tutti quanti avete fatto cagare tempo fa su Facebook con i post che mettete, tutti quanti, quindi nessuno è scusato. Calmi, state buoni. Ormai ho sdoganato la mia, cioè ormai non sono più neanche, non me ne frega più niente, chi se ne frega, la dignità ormai ce l'ho sotto, ho fatto anche i video dove ballo Just Dance. Il mio primo post su Facebook è stato: "You are my favorite ninja, Raiden". Raiden non è quello di Player Inside, Raiden è il mio personaggio preferito di Metal Gear Solid. Questo era il mio primo post, ancora umile, attenzione. 3 febbraio 2009, che personaggio di Dragon Ball sei? Ma questo fa niente, andiamo avanti. Chissà che cosa mi è uscito come personaggio di Dragon Ball. Forse Krilli. Primo post che mi fanno sulla bacheca: "Ciao Lorenzo, anche tu su Facebook, bacione, mia cugina". Mettiamo "mi piace a mia cugina". Ah, questo era il compleanno mio. Compleanno mio, mi facciamo gli auguri. "Ciao Lorenzo, mia cugina, se. Auguri, buon compleanno". Questa è un'altra mia cugina. Tutti i miei cugini. Beh, al posto. Siccome la pigrizia era proprio fusa nella mia anima già ai tempi, proprio un tutt'uno, già ai tempi non avevo sbatti di mettere mi piace a ogni commento, eccetera. E allora ho scritto, generalizzando: "Grazie a tutti per gli auguri, VVB". Comunque andiamo avanti, ragazzi, tanto guarda. "Ciao Lorenzo, come va lo studio per gli esami?" Male, male, cugina, malissimo. "Quiz, quanto mi conosci? Vorrei fare questi quiz oggi, ovviamente non esistono più". Peccato, perché proprio peccato. Mi avevano taggato in quei post che facevano quando finivi la scuola, e quindi c'erano tutte quelle cagatine tipo: "Tagga un tuo amico, tagga il tuo parente, un pagliaccio, tagga la persona che ti fa più ridere". Io probabilmente ero compagno di banco. No, "tagga la persona con bei capelli", non ero io sicuramente, perfetto. "Ah, il migliore amico all'elementario, oh grazie Marco". Poi attenzione, ragazzi, abbiamo un "grazie raga" in risposta a... agli auguri di buon compleanno, insomma. L'ho fatto anche due volte, perché la prima volta l'ho fatto prima, il giorno prima. Poi l'ho fatto il giorno dopo per avere un, non so, due volte. Quindi, proprio ringraziamenti incredibili. Attenzione, qua mio padre pubblica una foto e avrei preferito che non l'avesse pubblicata, ma fa niente. Festa di compleanno, attenzione. Ci sono un sacco di bambine dolci e poi ci sono io con la torta di Doremi. Però vabbè, quello... grazie papà. Purtroppo non sono riuscito a scoprire come rimuovere i post dal diario. Ero troppo ingenuo. Mi ha precluso un sacco di cose sta roba. Papà, però fa niente. La mia migliore amica mi condivide i video di Frank Matano. Ai tempi io andavo pazzo per Frank Matano. Vabbè, tutti in realtà. Quindi, boh, io proprio pazzo. Che guardavamo Frank Matano fino a sapere i video a memoria. Una roba incredibile. Ciao Frank, un bacio. Ti saluto. Tra l'altro mi aveva anche risposto a un commento. Io ero gasatissimo. Siamo finiti a fare le... gare sulle macchinine elettriche. Però vabbè, la vita è questa, ragazzi. Un giorno condividi i video del tuo youtuber preferito, il giorno dopo ti ritrovi a farci le gare sulle macchinine. Attenzione, questa è bellissima. Un mio amico su Facebook mi scrive: "Ciao Lori" a caso, e io gli ho messo "mi piace", però dopo 3 anni, tipo nel 2013 gli avevo messo "mi piace". Ma che cazzo, commentamelo dopo 3 anni. Ah no, gli avevo commentato "ciao Andre" dopo 3 anni, gli avevo commentato. Ma che cazzo, commentamelo dopo 3 anni. Ti giuro, l'ho visto adesso. Beh, meglio tardi che mai. Ma tanto tardi, eh. Eh sì. Perfetto, ragazzi. Ogni 10 anni ci mandiamo un messaggio. Bellissimo. "Ciao Andrea, ci rivediamo nel 2030 Attenzione, attenzione. Ho condiviso un post di Gesù Cristo. Non so per quale motivo in realtà. Per quale motivo io non... ah, perché c'era la descrizione. "Niente panico, sta solo facendo stretching". E mi faceva ridere. Niente, ho condiviso sta cosa. "Chi ha un Venus Aura al 100? Alzi la mano!" E ce l'ha il Papa, mi faceva ridere. Anche Gesù dietro. Ma perché sempre Gesù? Basta! Ma basta Gesù! No, no, non è vero. Questo non può essere stato io. Sicuramente è stata mia madre. Posso aver condiviso la foto di un cucciolo di cane? Il mio cervello non poteva essere così deformato ai tempi. Justin Bieber usa canto, ma fallisce. Io non so, cioè... 6.000? No, sono Shiro. Togliete Facebook a questa persona, vi prego. Fep Ruturistico è mia zia. Sono proprio vecchia. Tranquilla zia, non eri tu ad essere troppo vecchia. Ero io ad essere troppo rincoglionito. Ma vaglielo a spiegare a lei, vabbè. Le migliori frasi dei kebabari.
Senza cipolla, senza piccanto. Ah sì, mangi qui porti via. Perché imitavamo i kebab bari da bambina? Per quale motivo poi? Comunque, mangi qui porti via è rimasto. Mangi qui porti via, ma perché continuavo a condividere sto post. Ma basta, io iniziavo a parlare come i kebab bari. Vabbè, scherzo bastardo in palestra da morire dal ridere. Meno male che non esiste più. Vabbè, ve lo faccio vedere. C'era sto mio compagno. Allora, praticamente c'era questo tappeto in palestra, ok, c'era sto tappeto che era negli spogliatoi, no? E questo sono, questo in bassa sinistra con la maglia viola sono io, non mi si vede. E qua c'è un mio amico. E tutti quanti venivano a, cioè, tutti quanti arrivavano dentro lo spogliatoio e si buttavano sul tappeto, ok? Infatti vedete la gente che si butta sul tappeto e ci passa sopra. A un certo punto arriva un nostro compagno, si lancia e noi li spostiamo. Gli spostiamo, questo ha tirato una panciata. Boom! Boom! Fortissimo. Porca vacca che botta. Questa era la nostra vita a scuola, bellissimo. Domani è lunedì. No! Ma perché? Ma poi tra l'altro siamo già nel 2011, quindi erano passati un sacco di anni dall'iscrizione di Facebook. Ma perché? Perché Lorenzo? Perché? Tensione! 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 Fan mode Gesù e co ai tempi di Facebook. I Pantellas. Perché io ero anche un big fan dei Pantellas. Bravo Jacopo che è sempre sul pezzo. Mi piacevano un sacco i Pantellas. Cioè mi piacciono un sacco. Non parliamo del passato. Mi piacciono. Eh? Che strano che poi. Perché pensa che casino la vita che siamo finiti a fare poi video insieme. Com'è possibile? Sta cagata l'avevo scritta con la gomma. Semplicemente perché quando tu cancelli con la gomma ti rimangono i pezzettini. L'avevo messi tutti insieme e avevo fatto sta scritta. E da qui nacque. Cioè no, questo nickname ce l'avevo già da tipo 6-7 anni. Però da qua inizia. La prima apparizione sul web di questo nickname è questa. Beh, eccolo qui. Eccolo. Il trash che volevo è questo. E che palle, perché non è arrivato prima? Stavo post mio. Stavo sognando o eri un angelo caduto dal cielo? Ma di che cazzo parliamo? Cioè nel senso, allora vi spiego. Stavo tornando a casa da scuola, no? Sull'autobus. E a un certo punto, su quest'autobus ho visto una tipa bellissima. Bellissima. Cioè, bellissima. Aveva dei bei lineamenti. Non è quella ragazza che ti gira quella e dici, mamma mia, che pezzo di gnocca. Perché a me in realtà non è che mi facciano impazzire. A me piacciono ragazze più graziose, eccetera. E questa era veramente bella. Bella. Ma proprio wow. E niente. Questo, io sono arrivato a casa e ho scritto sta cagata. Questa ve la leggo, regà, ve la leggo. Serata al bar. Questa vera. Serata al bar. Due ragazze bionde, gnocchissime, mi fissano e parlano tra di loro. Dopo una si avvicina a me e fa: excusez-moi, parlez français. E io: oui, madame. Oui, je t'aime. Je t'aime, je te voler limonè. E mia madre, di pura cattiveria, risponde: no. Ero in vacanza. C'era il bar dell'hotel. Ero sceso con mia mamma. Mi ero seduto con mia mamma. C'ero io, c'era mia madre. C'erano ste due francesi, una figa e l'altra più figa. Arrivano, excusez-moi, parlez français. Mia madre, no. Allora, più di così veramente ho messo a nudo il mio Facebook. Cioè veramente da morirci. Io non voglio più vedere robe del genere nella mia vita. Spero che vi sia piaciuto ragazzi. Come se vi sia piaciuto questo argomento e mi piace, iscrivetevi al canale, schiacciate la campanellina per rimanere aggiornati sui miei video. E che non ve li volete perdere video come questi, figurati. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.